Partita decisiva a livello di motivazione, c'è bisogno di prepararla comunque dal punto di vista tecnico, visto che vi siete affrontati di recente, sai come far giocare la squadra. Sì, sicuramente le motivazioni non mancano né dall'una né dall'altra parte. Da un punto di vista di tattiche o non tattiche, le finali ho avuto la fortuna di giocarle, c'è poco da fare tattiche. Sicuramente il Grosseto ha dei valori, noi ne abbiamo altri. Il campo che è stato ufficializzato oggi, che è le due strade. Sicuramente è un campo differente da ciò che siamo abituati a fare noi, quindi sicuramente è una difficoltà in più. È una difficoltà in più, secondo me, anche non avere né noi né loro il pubblico. Credo che sarebbe stata una partita che dovevano vedere tutti, però andiamo avanti e fino all'ultimo cercheremo di fare il massimo e soprattutto di crederci, perché ci crediamo. Ecco, fare la partita comunque dovreste essere principalmente voi, perché allora potrebbe bastare anche un pareggio. Ma loro basta un pareggio, poi se fanno. Non credo che queste partite si possano fare più di tanto calcoli. Li fai i calcoli quando sei quasi alla fine della partita, ma all'inizio è dura farli. È normale che hanno il vantaggio, e non è poco, di poterla gestire in un certo modo, però a noi sarebbe cambiato poco, difenderci o meno, perché non siamo una squadra adatta a fare calcoli, siamo una squadra adatta a giocarci la partita. Spero che. Come in alcune occasioni dell'annata, spero di fare bene, che facciano bene i ragazzi, e poi gli episodi poi determineranno la partita. Se si fa bene, abbiamo grandi possibilità di portare a casa il risultato. A parte scarpelli, altri assenti? Mi scappa da ridere, ma di Vezzi non se ne parla mai, ma c'è Scarpelli, Vezzi, lo stesso Neri che non si sta allenando praticamente mai, ma c'è la domenica. C'è stato Gautieri e Sacconi che domenica non c'erano e cerchiamo di recuperarli. Insomma, manca Castaldo senza amici, sono sempre due giovani. No, siamo tutti al completo.